bravissima, 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 ma che brava che sei, eh? Aspetta che lo inquadriamo. Là c'è l'altro, ma che brava, no. Brava, bravissima, come faccio a lo so, guarda chi sei qua, guarda, come faccio a vedere, vedi che sei fermato, brava, guarda che sei, di qua, questo fatto anche un bravissimo, vieni qua, vieni qua, una. Ah, l'ha preso, l'ha preso. Posso farlo? È bellissimo. Bravo Achille, bravo. Tieni qui. Allora, bravo Achille, bravo. Bravo, 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 bravo. Detto anche super. Abbiamo fatto tartufi. Ecco Achille. Ecco Achille. Qua è il raccolto di oggi. Raccolto si fa per dire dei cani. Tutti tuber restivum. Perfetti. Grande qualità. Possiamo vedere un fungo ipogeo, tuber restivum sezionato, non ancora molto maturo, con le venature bianche. Sembrate bellissime. Qua Mario ne aggiunge ancora. Stupendi. Tutti anche hanno anche un buon profumo. Ecco uno dei cercatori. Con gli altri. Sono comportati benissimo. I migliori. Un tuber estivum con un peridio nero a verruche, diciamo, chiamano verruche, no? Piramidali. È una gleba che ancora si presenta non molto matura, però sempre in una via di mezzo, biancastra sul nocciolo che poi a maturità diventerà color nocciola scuro. È un tartufo ottimo commestibile, super estivum, vittadini. Bellissimo. La distingue tra questo che è in mano tu, che in pratica è un leccio, e quello che dovresti prendere un altro di quelli. Sì, ancora sto registrando, fino a quando non si sta scaricando. E qua abbiamo due tuber estivum, entrambe tuber estivum, quindi entrambe le specie tuber estivum, però questo qua è un tuber estivum simbionte con quercia, roverella. Con la roverella, mentre questo qua è un tuber estivum simbionte con leccio. La differenza, diciamo, che sta nelle verruche, che qua si presentano molto più grosse, più alte, più pronunciate, mentre qua sono più piccole, meno pronunciate. Ma è sempre la stessa specie, ed entrambi ottimi commestibili. È stata una bella giornata.